Noi abbiamo a Napoli il più grande disastro amministrativo d'Italia. Abbiamo un sindaco che si presenta dicendo dobbiamo derenzizzare la città di Napoli. E il PD zitto. Ci rifiutiamo di parlare di Bagnoli. E il PD zitto. Si regalano ai centri sociali luoghi pubblici per i quali il comune paga la corrente e diventano basi logistiche per spedizioni di aggressione. A Napoli non c'è più l'agibilità democratica, ve ne siete accorti o no? Non si può fare una iniziativa pubblica senza aggressione. E quindi sì. Che cosa stiamo aspettando a parlare? Abbiamo un'amministrazione comunale che non garantisce il trasporto scolastico ai disabili. E noi zitti. Non c'è un euro per l'emergenza. E noi zitti. Dopo 7 anni si porta al fallimento l'ANM, la più grande azienda di trasporto, e noi zitti. I centri sociali vengono mandati, pilotati a Piazza Plebiscito contro di me nella manifestazione fatta per dare la solidarietà ai morti di Berlino per l'attentato terroristico, e quelli di insurgenza fischiano e qualcuno in mezzo a loro a contemplare. E il PD zitto. Arriva Renzi al Teatro San Carlo, manifestazione, violenze, aggressioni. Guidate da consiglieri di Dema e il PD zitto. Mi mandano il 7 novembre a Pozzuoli 2 volte e il PD zitto. Rimandano insurgenza, non il 7 novembre, a Pozzuoli a sfondare la vetrata dell'ospedale di Pozzuoli dove noi inauguriamo il reparto di urologia dopo 20 anni. E noi zitti. Adesso stanno proponendo di regalare un altro spazio pubblico a un altro centro sociale, mentre non si trova un euro per risanare il bilancio dell'ANM con i libri in tribunale. E noi zitti. Premesso che per me c'è un problema di dignità. Se uno offende il segretario del partito, quello per me non può diventare un interlocutore. Ma boh. Allora cominciamo così a recuperare la nostra dignità.